Dopo questa settimana di full immersion io vorrei cercare di trasmettere l'emozione. L'emozione che si prova a stare qua, sono arrivata eccitatissima e lo sono ancora. E l'emozione è fortissima perché tutti quelli che ci parlano te la trasmettono. Loro sono degli entusiasti, loro vivono qui sulla cresta dell'onda degli esperimenti e hanno una carica che è qualcosa di incredibile che spero di riuscire anche a portare in classe. È un'esperienza incredibile, veramente incredibile, me l'avevano detto, ma bisogna venire qui, provare, vedere, toccare con mano. Non saprei trovare parole migliori se non quelle per esprimere lo spirito del CERN che rubo al professor Lucio Rossi. Ci sono molte più cose, o razio, in cielo e in terra che di quante ne può sognare la tua filosofia. Questa esperienza è stata veramente emozionante da ogni punto di vista. Da un lato la possibilità che ho dopo questa esperienza che avrò di diventare un insegnante migliore, di aver allargato sicuramente al di là dei concetti specifici, di aver allargato la visione delle mie conoscenze e questa sensazione che pervade tutti i luoghi del CERN che abbiamo frequentato di umiltà, di possibilità di l'esistenza di un mondo migliore. Questo mondo è comunque un mondo nel mondo. Volevo esprimere le mie impressioni su questo corso, diciamo entusiasmante, perché ho pensato a una frase di Einstein che dice che la creatività è contagiosa, quindi trasmettetela. Allora, ho pensato proprio che qui siamo di fronte a degli artisti della scienza, perché hanno la passione e l'ingegno, e quindi questa creatività che vorrei trasmettere ai miei alunni riportando le emozioni che ho provato. Questa è un'esperienza fantastica, abbiamo degli insegnanti di livello altissimo che ci stanno trasmettendo con entusiasmo, con passione, con tutta una capacità di rendere abbordabili dei concetti complessi e soprattutto con grande fiducia in noi e nella possibilità di poter riportare questi concetti ai nostri studenti, quindi di trasmettere quello che stiamo imparando con grande entusiasmo e grande passione anche ai nostri ragazzi, in un posto altrettanto fantastico in cui si respira scienza, curiosità e voglia di fare anche al tavolino del bar, per cui è un'esperienza davvero indimenticabile. Grazie. Durante alcune lezioni ho per esempio scoperto un'altra modalità per trasferire delle conoscenze ai miei studenti, sempre in modalità di gioco, e mi piacerebbe riportare a casa, tra virgolette, quindi nella mia scuola, i diagrammi di Feynman attraverso un gioco fatto di tessere del domino, ed è una possibilità estremamente divertente di fare fisica moderna, visto che i programmi scolastici spesso ce lo impediscono, e quindi sicuramente questa è una cosa che intendo portare nelle mie classi.